È un tempo che vuol dire che al momento sei la più forte al mondo, è un tempo che vuol dire che all'europeo, dopo una medaglia mondiale che hai già conquistato da ragazzina, puoi vincere. Sì, vuoi vincere, vedremo se ci succede, però comunque stiamo lavorando per quello e insomma vedremo. Senti una responsabilità maggiore, perché con Federica Pellegrini che non vuole gareggiare nei 200 e quindi difficilmente punterà a vincere i 100, le ambizioni da medaglia d'oro del nuoto italiano sono su di te, la senti questa responsabilità? Ma no, resto comunque con i piedi per terra e con tutta calma. Lavoriamo e poi gareggeremo lì e insomma vedremo cosa fare. Ti aspettavi di andare così forte? Sapevo di stare molto bene in acqua, quindi comunque mi aspettavo un gran tempo, ma non qui 57 minuti. Sono ancora più soddisfatta. Questa collera di più soltanto il fisico, come si è vista a Copenaghen, la collera di più soltanto il fisico, no? Sì, no, però forte. Ancora non è forte. Insomma, dopo che vedrà questo qui diciamo 57 non sarà pronto. Bisogna batterla con fantasia, ti dovrai inventare qualcosa, Glasgow. Quale sarà il tuo asso nella manica, il colpo segreto, una tattica particolare? Ah, la mia. Insomma, di partire bene e finire più veloce. Oggi è andato tutto bene in gara o c'è stato qualcosa che non ha funzionato? Non so, ora vedremo, ne parlerò con Cristian, ma penso sia tutto a posto. Forse a metà gara forse credo di aver provato un pochino, però insomma. Eri da sola, no? Da sola, quando il sarebbe compagnia. Sì, infatti. Come fa promozione a questa nuova gara olimpica? Cioè ci sarà secondo me molto più interesse sì, nei 1500? Per me sicuramente è un grande vantaggio. Sì, sì.